quel Pippo Paolo di cui parlavo prima ricorre diverse volte nella storia di Nitrosa. Negli anni 70, se non mi sbaglio, sì, non erano già gli anni 80, ci aveva invitato a una delle sue tante puntate di Fantastica, ricordate la trasmissione Fantastica, e ci ha detto: volete venire in trasmissione? Noi abbiamo detto: accidenti, sì, subito, però non potete cantare una vostra canzone. E abbiamo detto: allora cosa dobbiamo fare? E ci ha spiegato che in quella puntata ogni artista doveva reinterpretare la canzone di un altro. Noi che non l'avevamo mai fatto ci siamo un po' guardati negli occhi e abbiamo detto: beh, però abbiamo delle belle voci, potremmo farcela. Ci siamo un po' guardati in giro e abbiamo trovato una canzone che ancora oggi ci piace moltissimo. L'abbiamo presa, l'abbiamo rimaneggiata e l'abbiamo cantata come se l'avessimo scritta noi. Questa canzone si chiama Poster. Sulla fiducia, come? Anni 80? No, no, erano gli anni 70. Vabbè, andiamo a mettere, tanto ormai su internet si fa presto. Allora, adesso per fare Poster, l'inizio è a cappella, come si dice, cioè solo voci. E ci vuole un re minore, e io ce l'ho, è un re minore che mi ha dato Claudio, che mi ha detto: mi raccomando, fanne buon uso, poi rendimelo, sono 20 anni che ce l'ho. Thank you.
treno passerà. Quei due ragazzi stretti stretti si fanno promessa per l'eternità. Un uomo si lamenta ad alta voce nel governo della polizia. E tu che intanto sogni ancora, sogni sempre sogni di fuggire. Quello delle sette.